Amici di Battista 70 Phone, oggi vi voglio far vedere la nuova ROM dell'amico Adam MI 2.1 basata sulla 1.100.39, praticamente la ROM ufficiale Acer. Intanto che si avvia e potremo vedere il bellissimo splash screen, vi dico un attimo le caratteristiche. Praticamente il tema si chiama Galaxy Quid V1 ed è fatto dal nostro moderatore e amico Manuzzo, oppure chiamato come Simonser. Poi abbiamo il boot animation che state ammirando, che è stato modificato, molto carino. C'è stato un omaggio anche al nostro forum, poi apparirà la nostra scritta. Root, market sbloccato, boot image, ecco qui la nostra scritta, molto bella. Boot image 768 MHz di bash. Vi dico un altro po' le caratteristiche, intanto che si avvia completamente. Launcher Pro. La gallery 3D estratta da Froyo col multitouch funzionante in maniera corretta. Power Control Widget Glass sempre del nostro Manuzzo. Poi abbiamo comandi vocali, Voice Search, Titanium Backup, la suite di Strongs, QuickBot, G-Script Lite, Music Mode, Dolphin HD e Demo Player. Andiamo ora a sbloccarlo. Io l'ho lasciato su tre schermate, tanto per me sono più che sufficienti. Possiamo avviare da qui il lettore musicale. Sentiamo già subito, qualità musicale del liquid è veramente buona. Ok, ora fermiamo. Qui sotto abbiamo la possibilità di inserire più shortcuts, visto che è stato utilizzato Launcher Pro nella nuova versione, l'ultima. Girando, un secondo che lo deve prendere. Stavo ancora caricando. Girando ci ritroviamo la schermata in orizzontale. Potete vedere qui sotto abbiamo il widget di Strongs. Andando a cliccare è anche fin troppo potente perché praticamente ci ha riavviato la home. Penso che sia uno dei task killer più potenti sul mercato, gratuito tra le altre cose. Molto bello anche l'Explorer, come potete vedere, personalizzato. Qui sotto sono le varie ROM che ho nella micro SD, vedete sono i file compressi. Non c'è che dire, è molto, molto carina questo programmino. Vedete qui il widget per il controllo, come si chiama, il power control, effetto glass, molto bello. Sotto abbiamo uno degli sfondi presenti nel Galaxy o anche nel Wave, visto che l'avevo. È stato inserito praticamente come browser di default, già lo usavo, e qui è stato inserito il Dolphin Browser HD col suo bel widget per i preferiti. Andiamo ad esempio ad aprire un sito a caso. Un attimo di pazienza, come avete visto il terminale è appena stato avviato. A vedere, abbiamo il nostro bel multitouch. Ok, qui il doppio tap non funziona granché. Ok, scusate, intanto si sono viste le mie mail, vabbè, non importa. Come sempre, funzionamento in orizzontale e poi abbiamo tutte le varie caratteristiche del Dolphin Browser HD che vi ho fatto vedere anche poco tempo fa. Ok, possiamo tornare nella home. Come vi dicevo, la gallery è stata implementata, la gallery estratta da Froyo. Andiamo a prendere una foto che ho scattato prima col liquid. Un attimo, andiamo a vedere. C'è da dire che il pinch to zoom funziona in maniera quasi perfetta, decisamente meglio rispetto a quello della 2.1. Ok, ora possiamo uscire da qui. YouTube, ho visto che c'è l'ultima versione, non ho capito perché è uscito dal mio account. Un attimo che lo facciamo partire. Andiamo a prendere un altro video che riguarda il liquid, vediamo come si vede. Qui vedete, avete la possibilità di vederlo in HQ oppure no, poi dipende dalla connessione che avete. Secondo che parte lo vediamo. Amici di Battista 70 Phone, oggi andiamo a vedere l'ultima
Vabbè, questa è la ROM di Trigger. Comunque avete visto che si vede decisamente bene con la nuova versione di YouTube. Ho le mani sudatissime io, eh. La ROM di per sé è fluida. Fidatevi che qui fa un caldo esagerato. Vediamo, lì impacca il volo. Meno male, prima arrivavo 5.3, 5.4, 5.2. 5.4, 5.5 al massimo. Teniamo conto che c'è il boot image a 768, quindi non è overclockato, ma ciò ci consente di avere una migliore stabilità del sistema e anche un consumo ridotto. Qui sopra avete visto la tendina, abbiamo le varie notifiche colorate. Buona fluidità, installato come vi dicevo Launcher Pro nell'ultima versione e vi faccio vedere i vari programmi. Abbiamo visto Dolphin Browser HD, c'è il demo player per vedere i filmati navi. A me non ha mai impressionato più di tanto questo programma perché sono abbastanza scarse nel mio modo di vedere. E Strong File Explorer e Task Manager è veramente troppo esagerato secondo me. Gscript, Launcher Pro come vi dicevo. Navigatore, ci sono i comandi vocali, Quick Boot, così almeno avete la possibilità di riavviare o entrare in recovery in maniera molto veloce. Route Explorer, qua potete vedere Super User Permission, appunto perché il terminale è root, e Void Search. Questa ROM veramente è completa. Per quel poco che ho potuto provarla, funziona decisamente bene. Sapete che io ho l'aggiornamento della SIM scassato qui, quindi non ho modo di fare delle telefonate, ma almeno da quello che ho sentito non c'è nessun problema e il wifi funziona correttamente come avete potuto notare. Altre cose che vi dicevo, c'è il market sbloccato, quindi se andiamo a cercare una qualunque applicazione, intanto vediamo la tastiera di default, ad esempio proviamo a vedere se c'è Radio 105, che in genere quando il market è bloccato non si trova. Eccola qua, l'abbiamo trovata, se vogliamo la possiamo installare tranquillamente e il market come vedete è sbloccato. È già partito lo scarico, come vedete, download è già stato completato. Ok, intanto adesso sapete che il 20 di luglio devo andare alla presentazione Motorola. Quindi avrete altre news al più presto. Vabbè, come al solito, pinch to zoom, abbiamo la schermata. Oppure, se vogliamo, lo possiamo fare col tastino home, abbiamo l'anteprima delle varie schermate. Facendo i complimenti all'amico ADMMI, concludo la mia video recensione. Un saluto da Loris, alias Battista70 per Battista70 Phone. Ciao!